Buongiorno Friuli e buon mercoledì 22 agosto. Questo è il momento e l'ora della consueta rassegna stampa del mattino. La nostra prima diretta però come sempre apre con una bella immagine che ci arriva oggi da Sela Nevea, dalla montagna dove in questo momento ci sono circa 16 gradi. Uno sguardo anche alle temperature che si registrano in questo momento in città. A Udine ora il termometro segna 19 gradi, 21 gradi e 4 decimi a Gorizia, andando sulla costa vediamo 27 gradi e 4 decimi a eh, Trieste. Tornando in montagna invece abbiamo 19 gradi e 9 decimi a tolmezzo, 12 gradi e mezzo a Tarvisio, 13 gradi e 7 sul monte Lussari, 21 gradi e mezzo in questo momento a eh, Pordenone. La giornata di oggi sarà eh, caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa. Ancora caldo, specie al pomeriggio in pianura, più affoso di notte sulla costa sulla zona montagna. Lontana, sereno al mattino, poco nuvoloso o localmente variabile di pomeriggio quando sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale. Sulla costa soffierà a Borino di notte e al mattino in giornata a 20 a regime di brezza. Il termometro oggi raggiungerà le temperature massime di 33-36 gradi. Diamo anche le previsioni per domani, giovedì, previsioni del tempo simili a quelle per la giornata di oggi, con cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa e caldo un po' più affoso degli ultimi giorni, anche di notte eh, sulla costa. In montagna sereno al mattino, poco nuvoloso localmente variabile di pomeriggio, con possibili locali eh, temporali. E non è del tutto escluso che qualche temporale possa interessare marginalmente anche la pianura e la costa, venti a regime di brezza e eh, temperature che domani raggiungeranno le massime di 32-35 ⁇ gradi in pianura. Eh, dal meteo alla viabilità subito un aggiornamento anche sulla situazione traffico andiamo sulla prima pagina eh, di, eh, del sito di Autovie Venete andiamo a vedere qual è la situazione in tempo reale vediamo che fortunatamente al momento non eh, si segnalano code o eh, rallentamenti situazione tranquilla dunque sulle principali autostrade della nostra regione e allora possiamo iniziare la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo a vedere i titoli di apertura a cominciare dalla Repubblica. Ecco il titolo: Autostrade caos nel governo. Tria boccia l'ingresso di eh, CDP. Il leghista Zaia contrario alla statalizzazione allarme fondi guerra politica via da eh, atlantia serve chiudere presto la partita autostrade per evitare che incroci le valutazioni delle società di rating e il varo del documento di eh, politica eh, finanziaria ancora a centropagina la cronaca con eh, la eh, tragedia sul eh, pollino, il racconto del medico 10, le vittime sul pollino, quella mano sulla spalla. Così ho salvato Chiara dal torrente eh, impazzito, un torrente in piena, la, la piena del raganello che ha eh, causato 10 eh, vittime, il racconto di uno dei soccorritori in primo piano su Repubblica. Continuiamo la nostra carrellata sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e andiamo a vedere adesso anche la prima pagina della stampa. Vediamo il titolo di apertura, Cantone accusa, Ponte crollato, anche lo Stato è responsabile. Queste le parole del Presidente dell'ANAC, l'autorità nazionale. Anticorruzione, privatizzazioni da rivedere, ha detto il eh, presidente dell'ANAC. E poi vediamo anche sulla stampa Pollino uccisi da un'onda di 7 metri, sorpresi in costume e sandali, infradito. E nella foto una eh, delle persone, una, una giovane eh, che eh, è stata appunto travolta dall'acqua ma fortunatamente si è eh, salvata. Dalla prima pagina della stampa vediamo adesso anche la prima pagina del manifesto, in questo caso in apertura si ritorna sulla eh, tragedia di eh, Genova, il ponte Morandi a rischio, autostrade sapeva dal 2011 il passaggio di auto e tir provoca un intenso degrado della struttura del viadotto in quanto sottoposta a ingenti sollecitazioni. Questo eh, scrivevano sette anni eh, fa in un eh, progetto eh, per la realizzazione della cosiddetta eh, Gronda di Genova, un percorso autostradale alternativo all'autostrada eh, che eh, passa attraverso la eh, città e eh, che appunto aveva tra le sue infrastrutture anche il Ponte eh, Morano. Ancora andiamo dalla prima pagina del fatto eh, quotidiano alla prima pagina del manifesto. In questo caso in eh, apertura abbiamo questa foto e questo titolo che ci portano a parlare di un altro fatto di cronaca, quello della nave di Ciotti carica di eh, migranti che è arrivata nel, nel porto di Catania ma eh, i migranti a bordo non possono sbarcare. Il titolo del manifesto è Il ricatto. Per i prigionieri della 18, della 18 scusate, un'altra notte a bordo nel porto di Catania. Nessuno sbarco fino a quando l'Europa non ricolloca gli immigrati. Per la sua guerra quen, contro Bruxelles, Salvini non si fa scrupolo di usare i 177 sulla nave della Guardia Costiera e il governo lo lascia fare. Ancora, andiamo dal manifesto alla prima pagina del eh, giornale. In questo caso si apre con la eh, tragedia eh, nel, eh, nel, che, che ha visto nel Parco Nazionale del Pollino. Altri dieci morti, nessuno dice chi è stato. Vittime di serie B in Calabria, scrive il giornale. Nel Parco Nazionale mancavano i controlli, ma le istituzioni non sono alla sbarra. Follia eh, statalizzazioni, ci becchiamo 50 miliardi eh, di eh, debiti, scrive sempre il eh, giornale. Ancora, vediamo anche il titolo di apertura di Libero di oggi. Eccolo. Nuovi eroi, serviva un islamico per scacciare il, eh, i Rom. Nel Vicentino, un assessore musulmano leghista minaccia di usare il suo carro-attrezzi e fa allontanare i nomadi. I concittadini lo esaltano, i nostri politici imparino eh, da lui, scrive. Libero. Ancora, andiamo anche sulla prima pagina della eh, Verità. Ecco il titolo di apertura di oggi dopo la strage si scoprono gli altarini perché Renzi difende i Benetton al libro paga di autostrade il consulente di Del Rio l'avvocato Maresca eh, lavora per Iscat fu lui ad assistere l'allora ministro e a fare in modo che l'Unione Europea digerisse la l'anomala proroga della concessione alla famiglia Veneta fortemente voluta dai eh, Democratici questa L'apertura della eh, verità eh, di oggi. Chiudiamo questo quotidiano e andiamo a vedere adesso anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport per avere anche un quotidiano eh, sportivo in questa prima parte di rassegna stampa. In apertura vediamo una foto di Cacà quando giocava con la maglia del Milan. Ecco l'apertura di oggi. Cacà, questo Milan vincerà. E' nelle pagine interne una lunga intervista all'ex eh, calciatore del eh, Milan. Ci ritorneremo nel corso della seconda parte del nostro Buongiorno Friuli, perché adesso è il momento di andare sulle pagine dei quotidiani locali. Andiamo su Messaggero Veneto, Piccolo e eh, Gazzettino per vedere le notizie. Che ci arrivano dalla nostra regione. Ecco la prima pagina del Messaggero Veneto di eh, Udine. C'è il tema Febbre del Nilo in primo piano con due casi eh, curati all'ospedale eh, di Udine. Febbre del Nilo, due casi a Udine trovato un focolaio di infezione in città, ricoverati un uomo e una ragazza, via alla eh, disinfestazione. Questa è la prima pagina, noi andiamo nelle pagine interne dove troviamo eh, tutto eh, l'articolo, eccolo, febbre del Nilo, il contagio arriva a Udine, un uomo e una ragazzina all'ospedale, il 34enne ha contratto il virus in città. La quindicenne a Iesolo il Dipartimento di prevenzione avvia gli interventi di eh, disinfestazione febbre alta cefalea paralisi dei nervi facciali e con questi sintomi sviluppati da due pazienti di cui una giovanissima che a Udine si sono manifestati i primi due casi di contagio dal virus della febbre del Nilo trasmesso dalla zanzara nostrana che ha già provocato almeno otto morti e oltre 123 contagi in Italia e i dati ufficiali non sono che la punta di un iceberg perché questa infezione spesso viene scambiata per una Influenza e passa inosservata. E poi abbiamo le eh, parole del direttore della clinica delle malattie infettive dell'ospedale di Udine, Matteo Bassetti, che eh, spiega come il focolaio udinese vada retrodattato al 5 luglio, quando al pronto soccorso di Udine si è presentato un 34enne udinese che presentava sintomi sospetti. Aveva febbre alta, dolori articolari, paralisi dei nervi facciali e i segni di alcune punture di zanzara. Lo abbiamo ricoverato per una meningite neurologica e siccome i sintomi erano compatibili con quelli del West Nile virus, lo abbiamo sottoposto a una prima serie di test che hanno evidenziato la positività alle immunoglobuline alle immunoglobuline glo, globuline M, ma per avere la certezza abbiamo dovuto attendere il superamento della fase acuta e ripetere dopo quattro settimane il test per eh, valutare le eh, immunoglobuline G. Solo ieri è giunta la conferma del contagio de, dalle analisi del laboratorio svolte al centro universitario di Trieste e sono partite le comunicazioni al Dipartimento di Prevenzione per eh, avviare la eh, disinfestazione. Il paziente, precisa Bassetti, non era reduce da viaggi o vacanze e tutto indica che il contagio si è eh, verificato a eh, udine. E poi eh, ancora il virus non rappresenta un grave pericolo se non per le persone immunodepresse o affette da particolari patologie e deve essere gestito da mani esperte nei centri di malattie infettive regionali con percorsi eh, dedicati. Per il resto bisogna affidarsi alla prevenzione proteggendosi ed evitando le eh, punture di eh, zanzare. Ecco qua tutto eh, l'articolo. Ancora torniamo sulla prima pagina del eh, Messaggero Veneto di Udine e vediamo anche gli altri titoli. A centro pagina un'iniziativa dell'assessore ehm, dell regionale eh, Roberti. L'assessore controtito è indegno dell'onorificenza italiana. Appuntate sulla sua divisa bianca di maresciallo con la quale amava farsi ritrarre nelle cerimonie ufficiali c'erano ben 98 onorificenze, tra nazionali e eh, internazionali. Eh, Tito, presidente della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, nella sua collezione aveva anche la più importante medaglia dello Stato italiano, il eh, cavalierato di gran croce decorato di gran cordone, ma oggi a 38 anni dalla sua morte quel premio torna in eh, discussione. L'assessore Roberti ha presentato una mozione in Consiglio regionale per eh, chiedere la revoca di eh, queste eh, onorificenze. Vedremo come proseguirà eh, l'iter eh, di eh, questa eh, mozione. Ancora, venendo a udine il tema dei migranti in primo piano, il Prefetto dice vicini allo stato di allerta. Per eh, i profughi non è ancora scattata. L'emergenza mutua, mutua a due termini presi dalla protezione civile, il prefetto Angelo Ciuni, per spiegare la situazione dei richiedenti asilo a Udine. Sono oltre 800 i migranti presenti eh, in città, di cui più di 500 dislocati alle ex caserme Cavarzerani e eh, Friuli, numeri che sono comunque ancora lontani dal 2016 quando furono 5.000 i rintracci di profughi alla frontiera di Tarvisio da parte della polizia e 2800 le richieste di asilo politico in questura. E poi, sempre per quanto riguarda la cronaca cittadina, vediamo alla Dacia Arena continua la sfida a colpi di ricorsi sullo stadio, l'Udinese non si arrende e gioca l'ultima carta per tentare di salvare le insegne Dacia Arena sulle pagine interne sulla prima pagina del fascicolo dedicato a Udine e eh, provincia vediamo appunto tutto eh, l'articolo i bianconeri si sono rivolti alla Corte di Cassazione e contemporaneamente faranno appello per la causa eh, civile questo il titolo del Messaggero Veneto eh, di oggi ancora torniamo sulla prima pagina adesso e vediamo sempre per quanto riguarda la cronaca, una notizia che ci arriva dal eh, Pordenonese. Prostitute dalla Thailandia ha scoperto un giro eh, milionario, è stato stroncato un vasto giro di prostituzione internazionale che partiva da Thailandia e eh, Cambogia. Lo ha portato alla luce la squadra mobile della questura di eh, Pordenone un eh, traffico eh, di, eh, di prostitute eh, che operavano in alcuni appartamenti, uno anche a Udine. Ecco qua, sigilli a quattro case a eh, Pordenone, Udine e eh, Trieste, in sette sottoposti all'obbligo di dimora, chiusi i siti web di incontri, contestato l'ingresso clandestino di ragazze e eh, trans. Un vasto giro di prostituzione internazionale, dunque, che operava in Thailandia e eh, Cambogia con base a eh, Pordenone. Lo ha portato alla luce, come detto, la eh, polizia della eh, questura di eh, Pordenone. E poi vediamo quest'altro articolo che ci spiega in retroscena eh, di questa indagine. Un cliente innamorato ha denunciato tutto. Caccia? Ai complici in eh, Asia, ad avviare l'indagine ha contribuito un cliente innamorato di, uno, di una delle ragazze, si era rivolto alla polizia sperando forse di redimerla, ma il suo sogno d'amore non era stato coronato dal lieto eh, fine. Chiudiamo anche questa pagina e eh, sempre sulla prima del Messaggero Veneto di Udine, un'altra. Notizia eh, di cronaca, un altro soccorso in eh, montagna, precipita a causa dei sassi, tratto in salvo, un eh, alpinista, precipita per una decina di metri in parete, rimbalzando sulla roccia, se l'è cavata con una caviglia eh, rotta. E anche in questo caso abbiamo l'articolo nelle pagine interne. Un incidente che è avvenuto sulla creta di Pricot, in ospedale un alpinista di Remanzacco tratto in salvo dal soccorso alpino. Sono già 92 le missioni a favore di 214 persone effettuate dai volontari del soccorso alpino nel 2018. Ed ecco qua alcune foto eh, dell'intervento. Protagonista, come detto, un ventinovenne di eh, Re Manzacco. C'è stato anche un altro intervento ieri del soccorso alpino per aiutare una donna austriaca che si era infortunata nel eh, bosco attorno a eh, Malga eh, Priu, un infortunio a una gamba. In questo caso è intervenuto il soccorso alpino di Cave del eh, Predil. Ancora sempre sulla prima del Messaggero Veneto di Udine, vediamo a eh, San Daniele, addio a eh, Filippuzzi, sindaco della eh, ricostruzione, è stato sindaco di San Daniele dal 1964 al 1981. Ed ecco anche qui poi il titolo in prima pagina e anche l'articolo nelle pagine interne. Per quanto riguarda lo sport, in primo piano sul Messaggero Veneto: quando la politica avvelena il calcio, insulti a Renzi Junior. Purtroppo con un popolo di ingegneri, architetti, guide alpine, economisti, per restare in tema allenatori e soprattutto commissari tecnici non c'è più di tanto da meravigliarsi se nel cocktail di ogni scienza poi tutto è amplificato dal web. Il gioco è eh, fatto. Poi vedremo anche nelle pagine sportive gli approfondimenti eh, su, eh, su questa eh, notizia, su questo eh, articolo. Rimaniamo in prima pagina e andiamo nel eh, taglio alto con alcuni eh, articoli, con alcuni titoli che ci portano nelle pagine della cultura, la tragedia di Praga e il 68 Friulano e poi ancora Pordenone Legge con l'autobiografia del cardinale Scola che sarà presente al festival, Palmanova, la fortezza che si ritrovò al centro della eh, guerra. Andiamo sul messaggero veneto di Pordenone adesso, così andiamo a vedere anche in questo caso le notizie che eh, troviamo in eh, primo piano. Ecco l'articolo di apertura che eh, ci parla del futuro delle eh, Camere di Commercio, il futuro della Camera di Commercio eh, che nascerà dalla fusione fraudine e pordenone, il patto di Ferragosto divide i consiglieri dimenticati, il centrodestra dice bene l'accordo di transizione, ora lavoriamo per la competenza, il Movimento 5 Stelle parla di una farsa, delusi i cittadini, cauto il PD, attendiamo di vedere le carte, mentre i vertici della Camera di Commercio uscente spiegavano alle categorie e ai eh, sindaci che il patto di Ferragosto con Udine era la migliore intesa possibile per il territorio per mantenere l'autonomia eh, gestionale su patrimonio e fondi alle imprese con una rappresentanza paritaria in giunta camerale fino al trasferimento delle competenze. I consiglieri regionali non c'erano. Un errore nel software camerale non ha permesso di invitarli all'Assemblea. Il loro voto a posteriori non è unanime e poi nel titolo abbiamo già letto le posizioni dei vari partiti. Dal Pordenonese ci arriva un'altra notizia di cronaca con un uomo che ha tentato di incendiare un distributore di benzina eh, sfiorando davvero una eh, strage. Incendi al distributore di benzina, preso il self-service, gli aveva mangiato 20 euro e la procedura di rimborso era eh, lunga. Lui cosa ha fatto quindi per vendetta? Ha inserito 5 euro nel, ehm, nella macchinetta del distributore, ha buttato un po' di benzina per terra e poi ha eh, dato fuoco all'impianto, poteva essere... Eh, davvero una tragedia perché si è rischiata un'esplosione davvero importante fortunatamente aveva buttato poca benzina per eh, terra e quindi l'incendio eh, si è eh, esaurito in eh, poco tempo queste le eh, immagini andiamo adesso sul gazzettino andiamo a vedere Cosa eh, ci dice oggi il Gazzettino del Friuli? Questa è la prima pagina dell'edizione nazionale. Andiamo adesso sulla prima pagina. Del fascicolo del Friuli, in primo piano c'è la cronaca con l'operazione della polizia di Pordenone: case a luci rosse, blitz sul giro di squillo. Stroncato dalla polizia un giro di prostituzione di ragazze tailandesi, chiusi quattro appartamenti, uno era in città, a Udine: sei stranieri e un italiano sottoposti all'obbligo di dimora. Un giro di affari che arrivava a circa 4.000 euro al giorno. Ancora vediamo a centropagina la eh, questione multe per la ZTL, la soluzione è lontana, dice il eh, gazzettino. Il presidente dell'UTI, Gianluca Maiarelli, ha incontrato i, ra i rappresentanti di Feder Consumatori, Adi Consum e Casa del Consumatore per trovare una via d'uscita in merito alle 35 mila multe elevate per un corrispettivo di circa 3 milioni eh, di euro. La soluzione è eh, lontana. E ancora la questione migranti. Il prefetto non c'è emergenza profughi. Analizzato il flusso degli arrivi negli ultimi mesi, poche presenze in più. E anche sul gazzettino il primo caso di febbre eh, del Nilo registrato quest'anno in città a Udine: di spalla, campo invaso dalle erbacce, niente, eh, cal niente calcio. Scusate, siamo nel quartiere eh, Aurora. Udinest e poi il caso eh, delle elezioni eh, comunali, pittioni verso il seggio. Aveva chiesto il riconteggio dei voti in cinque seggi cittadini dopo le elezioni comunali dello scorso 29 aprile, lamentando la mancata assegnazione di almeno 13 voti, cosa che gli avrebbe permesso di entrare a Palazzo D'Aronco al posto di Elisa Asia Battaglia. Ora informa il suo portavoce: i primi riscontri sembrano dare ragione al leghista Antonio Pittioni, che andrebbe così di diritto in Consiglio Comunale. Il TAR si pronuncerà a novembre. E poi nel taglio basso la questione vaccini, il prossimo anno a scuola basterà l'autocertificazione, avevano le prime indicazioni sulle autocertificazioni che le famiglie dovranno produrre per avere i figli in regola nell'anno scolastico 2018-2019 sul fronte vaccini, nonostante persista una certa confusione generata dalla circolare della ministra Grillo di qualche settimana fa, in Friuli Venezia Giulia si lavora per fornire indicazioni eh, chiare. E poi per lo sport, eh, CR7 alla Dacia Arena corsa ai eh, biglietti, aprirà alle 11 di venerdì 24 agosto l'attesa prevendita dei biglietti per il big match con la eh, Juventus alla Dacia eh, Arena. Andiamo nel taglio alto. E vediamo anche qui: si torna a parlare di sanità. È pronto il piano contro le malattie infettive. Aumentano i casi di AIDS in regione: sono circa 50 all'anno. Nasce una rete regionale della prevenzione per le malattie eh, infettive. E poi vediamo. Alcune notizie di sport, a cominciare dal concerto di Tamburo che inaugura questa sera Music in Village, il festival di eh, Pordenone. Chiudiamo il gazzettino e andiamo a vedere adesso, con l'aiuto della regia di Francesco Zilli, la prima pagina del piccolo di oggi, il piccolo di Trieste. Ecco in eh, apertura: vestiti, scarpe, tende e eh, materassi. Il carso come una eh, pattumiera lungo il confine italo-sloveno, impressionante distesa ad di effetti personali abbandonati dai eh, disperati. Questo è il titolo di apertura del eh, gazzettino eh, di oggi che ci porta dunque eh, sul eh, Carso. E poi a centropagina una fotonotizia, Trieste 12 locali in 300 metri la movida cambia rotta e eh, invade via eh, Genova. Andiamo a vedere anche la prima pagina del piccolo di Gorizia, così vediamo anche quali sono le notizie in primo piano nell'Isontino. Anche qui vediamo la stessa notizia di apertura con il reportage dal Carso diventato una eh, pattumiera. Centro pagina invece una fotonotizia che ci arriva da Monfalcone: 600 bengalesi celebrano la giornata del sacrificio nel piazzale del futuro centro commerciale. Questa è la fotonotizia che troviamo in primo piano e che ci arriva appunto da Monfalcone. Con il piccolo chiudiamo questa nostra prima parte di rassegna stampa. Adesso come sempre ci fermiamo perché è il momento della pubblicità. Subito dopo saremo di nuovo assieme per proseguire questo nostro buongiorno Friuli con le notizie sportive. Ci rivediamo tra poco.